intitolata Madonna. Questa poesia, diciamo, ha germinato molto nel mio cuore, perché potremmo dire che il germe è nato quando avevo visto quella foto che è diventata famosissima in tutto il mondo, di quella donna insanguinata perché aveva visto morire i figli durante la guerra in Algeria. L'espressione di quella donna, poi io l'ho rivista in altre donne durante la guerra in Iraq, l'ho rivista nelle mamme della tragedia del disastro minerario in Turchia. Ecco, e tutte queste immagini mi hanno generato questa poesia che adesso leggo e che è molto breve però. Madonna, con le mani intrecciate sul ventre svuotato, sente ancora nelle sue viscere i moti segreti di quel figlio caduto sul calvario della follia. Statua immobile, con il cuore più nero dei panni che l'avvolgono, si chiude nel sepolcro della sua casa, tra i rovi del suo dolore. Custodisce attimi di vita, mormora brandelli di preghiere, scontando il peccato di vivere.